La versione della diavola in cucina. Al posto della pizza diavola, oggi abbiamo fatto bucatini alla diavola. Salame piccante, poi ci ho messo un po' di provola, basilico, peperoncino a quantità industriale. Aiuto, sta pasta va a far rasci pazza, perché ovvero era fino romano. Bucatini alla diavola. Vuoi vedere come l'ho fatta? Kit, sì, alla da parte. Non ti ho sentito, ma sicuramente sì. Vieni con me, che ti faccio la diavola. Guarda che cavolo, come sei squagliata! Canopì, ingredienti, l'ingrediente principale è quel salamino che sta sempre in tuo frigorifero piccantino, vedete? Oggi facciamo sta bella pasta alla diavola, ispirato alla pizza diavola, quindi salamino piccante, un paio di spicchi d'aglio che nella pizza alla diavola non ci vanno, però io devo fare una pasta, quindi mi serve peperoncino che non ha da mancare, una bella pasta ho scelto bucatini, pecorino romano, passata di pomodoro e io ci metto al posto del fior di latte che si mette sulla pizza, ci metto un po' e provola. Sta pasta a cavolo vi farà uscire pazzi. Venite con me. Primo passaggio, un bel po' di olio extravergine d'oliva e aglio in camicia, cravatta e smoking. Tutto cosa assieme e facciamolo soffriggere. È bello biondo e lo alziamo e lo togliamo. Adesso ci mettiamo la passata di pomodoro oppure se volete potete mettere anche i pomodori pelati. Adesso ci abbassiamo un pochettino la fiamma, ci mettiamo un po' di basilico adesso e ci mettiamo anche un bello po' di peperoncino dentro perché questo ci vuole abbastanza, ma raccomando. È inutile che ve lo dico, quello che avanza nel pomodoro, nella bottiglia mettete un po' di acqua, fate cuocere, io ci metto un poco di sale, non molto perché dopo ci andiamo a mettere il salame dentro, però adesso ci andiamo a mettere un sale dall'acqua quanto basta, un poco qua e un poco un gollo con tremalo, lo so che non a tutti piace, un bucatino con mamacalà, sempre a sentimento universale, cocora, vai! Nel frattempo che cuoce la pasta ci andiamo a tagliare questo salamino. Voglio, questo non è di grande qualità, ve lo dico, vediamo un po'. Che schifezza. Aiuto, io lo taglio di lungo e poi mi taglio proprio le striscioline di salame, vedete? Queste striscioline, poi facciamo così, guarda. Le prendiamo e le andiamo a mettere dentro al sugo. Ok, quindi mo io mo me ne taglio un bel poco. Però se voi a casa avete un po' di ventricina, un po' di spianata calabrese, è ancora meglio. Che questo qua non è proprio il massimo, ma lo stesso. Andiamo a provare a fare sta pasta, pure sta pasta alla diavola, a finire. Frattempo che questo pomodoro ingazzato, indiavolato, si sta bello cuocendo. I bucatini ci vogliono un altro po' ed è palese, sapete che nemmeno sono poco tuosti, non sono al dente, cioè che sono bandiera. Andiamo con la provola, ok? Che io me la taglio a cubetti, vedete? Questa poi ce l'andiamo a mettere dentro alla pasta proprio alla fine. Ah, ma ci mi squaglia! Oh, ora mi fa sempre tu 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 ta ta ta, a fine lo mondo. Chissà, camo, l'andiamo pure a assaggiare. Questo è buono, usa la facile. Mi raccomando, voglio, questa è una pasta che si fa veramente in 15 minuti, veramente anche una pasta all'ultimo minuto quando vengono gli amici. La pasta bella al dente, se sul pacco sta scritto che ne so, faccio un esempio, 10 minuti, voi la fate cuocere 7 minuti nell'acqua e 3 minuti nel sughetto, perché lo vedete mo che succede? Ma adesso la vedete così, ma la dovete vedere fra 2 minuti perché ci mettiamo la magia. Saltando si balla, guarda che la canzone salta, salta, salta e ti devo, guarda come si sta legando bene, ma ancora non è finita perché mo la neve, let it snow, let it snow, let it snow, e che fai, una poche verde, non ci ho mette, vai, e vai, il verde ci vuole, guarda qua, verde, bianco, rosso e pecorino, ci abbiamo messo pecorino, basilico, peperoncino, aglio, un pezzettino di salame, che fa sempre schifo, però non fa E niente. dai, non si dice.
Amore mio, ma suonavamo che tenevamo noi a casa, facevi schifo. Bisogna essere sempre veritieri, non è che possiamo sempre utilizzare la qualità, la qualità e la qualità. A volte anche con degli ingredienti umili, quelli che sono dimenticati nel frigorifero, si può fare un grande piatto. Ma pensate che è finito? No. Spegnete, perché vedete adesso com'è bello legato? Vedete? Guardate che Andimena si è sposata, ha fatto un matrimonio. Pigliate la prova. Ce la buttate dentro, a fiamma spenta, ma raccomando. Conservatevi sempre un po' di acqua di cottura, che ce l'ho qui, ma non ve la posso far vedere perché sta tutto cosa sporca, e poi mia moglie mi guarda storti, che sta lì. Adesso fate sempre così fino a quando la provola non si squaglia. Guardate qua, piano piano si squaglia. Maronna, com'è bella sta pasta alla diavola. Guarda qua, voglio chiedo scusa se sono immagini che magari i bambini sotto i 18 anni non possono vedere perché porno. Chiedo scusa. Guardate qua come si è sciolta bene la provola. Guardate qua. Guardate qua. No, guardate, continui. Guarda, guarda. No, 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 guarda. Basta. Se no faccio troppo strufo, mi stai dicendo una parola. Faccio troppo scelto. Però guarda qua com'è bello legato. Vedete? Ma non ci sta neanche bisogno di un piattavo, perché ora lo portiamo a tavola così. Guardate qua quanto è bella. Andiamola ad assaggiare. Amore, posso? Perché tanto Oriese so viene a piare roppo tuo padre. È inutile, già lo sai, no? Fammi vedere, perché sennò proprio dice che io quando lo assaggio, sporco e tutte cose. Vediamo un po'. Ma lì sto girando da regalo. Ma c'è spurgato il sale. Voglio. Mi raccomando, con il sale fate attenzione. Meno male che l'ho salato poco, perché il salame scarica. Bello, bello piccante. Qua ci vuole essere un bello bicchiere di vino, ma non posso perché sto a dieta. Voglio. La versione della diavola, però in versione pasta al posto della pizza, è a fino romano. Mi raccomando, condividetela. Perché voglio salame, provola, con pomodoro, voglio. Sembra una cosa così, ma è ovvero un piatto fenomenale. A fino romano. Voglio, ci vediamo alla prossima, guarda qua. E vai, a fino romano.